Buonasera. Sì, oggi la ristorazione fondamentalmente è molto cambiata, nel senso che ovviamente la componente esperienziale è diventata fondamentale. Fondamentalmente noi penso che basiamo il nostro marchio su due cose fondamentali ed essenziali. Uno è il prodotto, infatti abbiamo una serie di fornitori che ci seguono dappertutto, anche a Reykjavik, ma anche in Arabia Saudita, quindi gran parte dei prodotti caratterizzanti, quali ad esempio la farina, il pomodoro dal colore rosso, l'olio, la mozzarella, i latticini, la pasta, provengono dalla Campania e fanno parte appunto proprio in modo molto intrinseco del nostro brand. Un'altra componente è quella che cerchiamo invece di dare come esperienza ai nostri clienti, quindi fargli vivere un momento. Infatti, come si diceva prima, ovviamente si va al ristorante anche per stare insieme, per la componente conviviale. Quindi è fondamentale poter raccontare anche quello che fai mangiare al tuo cliente, anzi è una delle, direi, una delle parti importanti di questa esperienza. In questo senso quindi la formazione sia di, del personale di mestiere, cioè sia di chi prepara il prodotto, il pizzaiolo, il cuoco, sia di chi serve il prodotto, il cameriere, che quindi può raccontare al momento di contatto con il cliente, diventano fondamentali. Ecco perché noi spendiamo molto tempo e qualche euro in formazione. Nella formazione bisogna distinguere appunto le due parti, cioè la formazione del personale di mestiere, cioè chi per esempio parliamo di pizza, chi fa la pizza. Ovviamente questa formazione è una formazione che in parte avviene in aula, ma molto avviene in sito, quindi attraverso appunto i punti vendita. Per cui noi normalmente il nostro pizzaiolo che prendiamo dal mercato, quindi prendiamo persone che già fanno i pizzaioli, non è che abbiamo la capacità di trasformare dei metalmeccanici in pizzaioli, gli insegniamo la nostra tipologia, il nostro tipo di lievitazione, tutto il resto appresso. E fondamentalmente dopo una fase appunto di formazione in aula, noi abbiamo una scuola di formazione a Milano, prima era a Roma, è stata per molti anni a Roma, oggi l'abbiamo trasportata per motivi di logistica nostra su Milano, facciamo appunto la formazione di questa parte teorica fondamentale, importantissima. Poi il pizzaiolo passa molto tempo nei punti vendita per poter ovviamente acquisire quelle capacità appunto che gli danno la possibilità di fare il nostro tipo di pizza. Tenete presente, molti lo sapranno, che ovviamente il nostro tipo di pizza è caratterizzata dall'essere la pizza classica napoletana, quindi quella col cornicione alto, fatta con quel tipo di farina, con quel tipo di lievitazione, una cottura in un forno a legna che cuoce in modo molto rapido a 450 gradi, quindi permette appunto una cottura in meno di un minuto, quindi acquisisce fondamentalmente la capacità di fare questo tipo di pizza. Tenete presente che però un'altra parte importantissima è quella del servizio, quindi il cameriere che oltre a servire la pizza a tavola, se deve esaltare le capacità di quella pizza, deve saper raccontare che cos'è e come viene fatta quella pizza. Questa componente è una componente fondamentale, tant'è che noi consideriamo questi ragazzi che fanno i camerieri gli ambasciatori del brand, cioè coloro che hanno il primo contatto con il cliente e quelli che rappresentano appunto il locale e il brand, il marchio e tutto ciò che il marchio significa. La formazione di queste persone è fondamentale, infatti oggi penso che la fidelizzazione del cliente passa attraverso la capacità di saper vendere, ma soprattutto saper raccontare quello che è il tuo prodotto, perché ovviamente il basilico di serra, che è molto diverso dal basilico naturale, non tutti hanno la capacità di distinguerlo, però tutti hanno la capacità di apprendere che ha delle differenze, quindi così? Come il prezzemolo, così come la stessa mozzarella. Ovviamente noi quindi su questa parte qua di formazione, a come dicevamo prima, spendiamo tanto tempo. Tenete presente che prendendo anche da altri settori, oggi la missione di spesa di chi va a comprare un prodotto è molto indirizzata nell'approfondimento e nella conoscenza di quello che sta comprando.
Tenete presente ad esempio che oggi c'è molto il fenomeno dei farm market, no? Questi mercati zonati dove dalle terre vicine arrivano i contadini, vendono il prodotto. La missione di spesa di chi va in un farm market è di spendere il doppio del proprio tempo, invece di 20 minuti, 40 minuti per acquistare, per fare la spesa. Perché? Perché una parte del tempo viene impiegata per comprare, ma un'altra importante parte del tempo viene spesa per informarsi. Cioè la gente è interessatissima a sapere quel miele da dove arriva, o nel caso per esempio dei farm markets che stanno nella nostra zona, perché le mele sono quelle rugose, la mela annurca, no? Che oggi nei supermercati non si trova più, o quasi non si trova più, perché ovviamente tutto è omologato, tutto è più facilmente comprabile se entra in un certo numero delle cassette, ma la mela, che è una tipicità per esempio delle nostre zone, la mela annurca che è una tipicità delle nostre zone, va raccontata, va spiegata. Ecco perché appunto la gente che va, i clienti che vanno a comprare in questi mercati spendono molto più tempo che non alla Coop, senza levare niente alla Coop, perché là acquisiscono anche una componente culturale che normalmente non acquisirebbero. Ecco, noi in questo senso cerchiamo di formare i nostri, come ha detto il dottore, i nostri ambasciatori del brand, gli ambasciatori del nostro locale che sono i camerieri, per poter raccontare da dove viene la nostra pasta. Noi per esempio usiamo la pasta di Gragnano. La pasta di Gragnano è un prodotto buono, ma è particolarmente buono se sai raccontare che il vento dei Monti Lattari si incanala e con la sua salinità riesce a creare una camicia e una maglia lucidica particolare. Ma ovviamente questa componente è fondamentale se la racconti, se non la racconti ben poche persone sanno distinguere dalla pasta di Gragnano da un'altra buonissima pasta di grano duro, ma magari industriale, tipo io a casa mangio sempre a Barilla, la ricetta la trovo altrettanto. Se però qualcuno mi racconta che la pasta di Gragnano è particolarmente buona perché dietro la storia, è diversa. Quindi il dottore, oltre ad essere il responsabile FIBE, so che è un famoso ristoratore e mi può confermare che nella sua esperienza ultratrentennale sicuramente ha approfondito nel tempo anche la capacità di raccontare. Un aspetto secondo me importante è l'impatto con la clientela. Mi spiego meglio. A volte, adesso purtroppo capita meno, ma era più facile riempire qualche tempo fa. Nel momento in cui il ristorante è pieno e arriva qualcuno per l'ora di pranzo che non ha prenotato, io mi sono sempre raccomandato di offrirgli l'aperitivo, di dargli il bigliettino, che questa gente si sente rispettata e coccolata, e questi ritornano poi. È inevitabile. Allora, questo per dire che cosa? Che la formazione ovviamente è un aspetto fondamentale. E chi fa questo mestiere in modo serio deve dedicare il giusto tempo alla formazione. Però non dobbiamo dimenticare che questi ragazzi, una volta che sono stati formati, poi per rimanere all'interno delle nostre aziende vanno incentivati. Allora il punto dell'incentivazione apre secondo me una polemica e un buco legislativo, così come la formazione apre un buco legislativo importante. Perché? Io parlo del nostro caso e dal nostro osservatorio, che oltre ad essere nazionale è anche internazionale. Noi abbiamo un'incidenza del costo del lavoro in Italia altissimo, io direi pazzesco e direi insostenibile. Tenete presente che chiunque fa la ristorazione con servizio al tavolo, se ovviamente come tutti quanti noi ha personale inquadrato, comunicato e benedetto, ovviamente c'è un'incidenza del personale intorno al 38-40% del suo fatturato. Tenete presente che in Inghilterra, ad esempio, la nostra incidenza del personale è del 32%, quindi 6-8 punti in meno, che sono tutte in vita, tutto guadagno. Allora, questa differenza di 6-8 punti ovviamente non è che
esiste perché noi qua diamo gli stipendi da fame e là viviamo da ricconi. Noi diamo esattamente la stessa tipologia di stipendi, cioè qui un cameriere guadagna 1200, 1400, un cuoco ne guadagna 1600, 1800, quello è il punto è che ovviamente in Italia, con tutto il percorso, no, dovuto, quella persona ci costa 2,5 volte, 2,8 il suo stipendio, senza badare bene che lui ne possa usufruire minimamente di quelle cose, perché poi voglio andare a vedere, no, lui in che modo potrà usufruire a suo tempo, quando sarà della pensione o dell'assistenza sanitaria, se per fare un'ecografia hai bisogno di 6 mesi di prenotazione. Quindi non so che vantaggio ne ha da questa cosa. Probabilmente ne avrebbe più un vantaggio se potesse prendere 200 euro in più al mese e pagare una quota di tutto. Però in Inghilterra, dicevo, esiste una cosa, per esempio, molto intelligente, che serve all'incentivazione. Esiste una cosa che si chiama Trunk System, cioè una parte del servizio, ok, va direttamente al cameriere. Quindi che cosa si fa al cameriere? Al personale. Quindi significa che se il mio scontrino è di 10 euro o di 10 pound in Inghilterra, 9 vanno a me, 1 va al personale. Quella parte ovviamente è una parte dove non si pagano tasse, ok? Quindi questo che significa? Significa che una parte del servizio che va direttamente al cameriere incentiva il cameriere, perché naturalmente se il sistema funziona meglio il cliente gli lascia volentieri quel 10% o viceversa, se non funziona bene non glielo dà, e io imprenditore non pago tasse su quella cosa. Questo sistema assolutamente intelligente di incentivazione, di fidelizzazione dei camerieri e del personale dei nostri locali, perché ovviamente il cameriere, il personale ci tiene a lavorare in un sistema dove può guadagnare di più, è sostenibile e ci dà la possibilità di risparmiare 6-8 punti, 1-2, quindi di guadagnare qualcosa in più, 2 di avere personale fedele, 3 personale che ha la possibilità di essere incentivato. Chiunque lavora nel nostro settore sa benissimo che tutto ciò in Italia non è possibile. Se io prendo la percentuale del servizio va tassato, io gli devo pagare le tasse. Provate ad assumere un apprendista, ok? Perché io voglio formare le mie persone, quindi ho bisogno di prenderlo come apprendista. Allora, o ho fatto una selezione della Madonna, o se casomai dovesse capitare di aver preso in carico un apprendista che poi dopo un mese, 2 mesi scopro non essere esattamente performante, provate a metterlo fuori. Allora io mi chiedo, ma la formazione, oltre a farla a nostre spese, non dovrebbe essere, tra virgolette, aiutata? Cioè non dovrebbe essere spinta, non dovrebbe essere a sua volta incentivata? Addirittura veniamo penalizzati se assumiamo come apprendisti delle persone. Perché veniamo penalizzati? Perché ovviamente se poi non dovessimo scoprire che non hanno tutta questa voglia. Allora, questo per dire che cosa? Che il sistema Italia, io in vari convegni poi ho detto una parola bruttissima, ma che è la parola che, anche se la mia responsabile delle comunicazioni ogni volta diceva: Franco, mi raccomando, non parlare di queste cose, che queste cose non si devono sapere. Il sistema Italia induce al nero. Cioè, questo non significa che io faccio l'apologia del nero, per carità, sottolineiamo 10 volte, ma cavolo, chi si deve occupare di vedere veramente come funzionano le cose? Si dovrebbe rendere conto che un'azienda con il 40% dell'incidenza del costo lavoro, quando in Inghilterra abbiamo il 38, in America abbiamo il 27, non è possibile da portare avanti. Cioè, si rendono conto che tutto ciò ricade sulla qualità del lavoro, ricadono sulla possibilità nel futuro di essere competitivi per il mercato italiano della ristorazione. Cioè, tutto ciò, purtroppo, viene, come molte cose in Italia, gestite durante il naso. Cioè, facciamo finta che non esiste. Signori, esiste. E se oggi la ristorazione in Italia non è a livelli competitivi, se non esistono catene in Italia di ristorazione, prima parlavo che in Italia, patria della pizza, esistono 1-2 catene, cioè sistemi organizzati che fanno pizza, è perché esiste un mercato
altamente amorale, altamente incompetitivo, che non ti permette la competitività, che si chiama nero, perché se io devo competere con il signore a fianco a me che fa il pizzaiolo e ha la possibilità di fare il nero, io non potrò emergere, io non potrò investire in Italia e ovviamente non mi avvicinerò al mercato italiano. Questo ci porterà nel giro, se qualcosa non cambia, nel giro dei prossimi 10 anni a scomparire dal mercato. Io parlo sempre di sistemi competitivi, cioè di società competitive, strutturate, che vogliono fare bene, vogliono investire in formazione, perché la formazione è alla base di tutto, ma il sistema non ce lo permette. Allora, a questo punto, vi dico alla signora Martino che mi ha detto, Franco, non parlare come al solito del nero. Signora, il nero in Italia esiste e devono fare qualcosa per farlo scomparire, se no noi scompariamo come settore, perché il settore della ristorazione, soprattutto quella con servizio al tavolo, è uno dei settori nei quali si fa il nero, e chiedo conferma al responsabile FIPE di zona per dire se sto raccontando fesserie o se è d'accordo col fatto che questo ci farà scomparire. Grazie.